un'iniziativa molto bella, veramente bella, e mi riporta un po' indietro a quando io facevo i miei ritiri giovanili, quindi campionati europei, cioè c'erano queste settimane dove si viveva tutti insieme. Eravamo tutti una squadra, tutti si lavorava per lo stesso obiettivo, ci si scambiavano, diciamo, le esperienze e tutto. Quindi secondo me questo sarà un momento che vi ricordate a lungo, perché alla fine sono momenti che viviamo lo sport tutti insieme, che ci scambiamo delle idee e ci mettiamo un pochettino a confronto. Ho pensato in questi due giorni che staremo insieme di parlare e di svolgere un lavoro con il nostro partner, che è l'insieme con il cavallo. Che cosa significa l'insieme, che cosa voglio dire? Noi ci avremo nella nostra carriera, nei nostri momenti, monteremo cavalli sempre diversi. Quello che mi ha insegnato fino adesso la mia carriera è che ascoltarlo e cercare di montare nel movimento consentirà a tutti voi e a tutti noi di montare cavalli diversi. Non solo, tra virgolette, il cavallo della vita, no? Voi sapete che arriva il cavallo che si crea binomio per incanto, tutto funziona, tutto, uno si sente il migliore al mondo. Ma davanti a quello non bisogna scordarsi che poi magari rimontare su un cavallo giovane, montare su un'altra tipologia di cavallo, potrebbe rimettere tutto in discussione. La testa del cavaliere sarà fondamentale in quel momento per rimettersi in discussione, per ricercare un feeling, mettere l'attenzione a seguire la natura del cavallo. Avendo avuto questa opportunità di stare a contatto con dei ragazzi giovani, diciamo ai loro inizi, al loro cammino, mi ha fatto molto piacere partecipare e sentirmi uno di loro, nel senso che comunque siamo tutti partiti da questi momenti, da questi raduni, con dei sogni, quindi fargli vedere che siamo delle persone comuni, che comunque abbiamo costruito tutto attraverso una buona mentalità e tanta passione. Quindi alla base c'è stata sempre l'umiltà di voler andare avanti, di confrontarci, di guardare sempre lontano. La tecnica si sviluppa attraverso la routine, cioè fare i percorsi il weekend, fare tanti salti, tante difficoltà, riproporsele a casa. Si lavora tutti i giorni per migliorare la tecnica, e quello è importante. Ma alla base c'è migliorare il feeling con il proprio cavallo e con i diversi cavalli. Per migliorare questo bisogna lavorare sulla testa. La testa è quella arma in più che nella strada vi darà una marcia superiore. Stefano è come se ci avesse fatto un proseguimento del lavoro che ha fatto Laura, perché anche lui ci ha fatto iniziare il lavoro con il passo, curando molto, diciamo, la posizione del cavallo nel passo, quindi deve essere un cavallo nella mano. Una volta passo avanti di nuovo, al massimo, devono rimanere rotondi nella mano e chiedere al treno posteriore di cominciare a essere più attivo, a venire avanti, alla nuca di rimanere nella posizione corretta. Giacomo, un pochettino più di contatto, non aver paura a instaurare un buon contatto, che potete chiudere un po' le... ecco, bravo, così, puoi chiudere la pugno destro, pugno sinistro, io non lo vedo, ma tu lo farai, e spingi con la gamba, digli andiamo, bravo, così Giacomo, così, perfetto. Michelangelo, un po' più di contatto, un po' più morbido, un po' più facile, ok? Spingilo il cavallo, non, quando metti la gamba senti che ti va indietro, sforzati di tenerla vicino alle cinte, la gamba agisce vicino alle cinte, là, così, morbidi, ok, perfetto. Ora proviamo, alt, partenza al passo, no, alt e le nuche rotonde, visto Giacomo come ha fatto? Un pochettino questo, perché voglio una... il calo dovrebbe fare, passo, chiudere il posteriore, alt, nuca là. Ok? Sono piccole comunicazioni. Sono sincero, ho avuto qualche problema, diciamo un po' tutti, parlo per me, abbiamo avuto qualche problema dal punto di vista, diciamo, delle basi, e mi è piaciuto molto perché ci ha fatto lavorare, ci ha fatto capire quanto è importante avere delle basi, diciamo dei pilastri proprio che possono farti andare avanti. Gira dietro, davanti all'oxer parlanti, e mi fa una leggera spalla in dentro. La spalla in dentro è il primo esercizio un pochettino per cominciare a muovere le anche, eh? Molti cavalli verranno fuori dalla mano, ok, la spalla in dentro, andate avanti là e poi venite una alla volta. Mezza volta, rientri sulla pista,
più morbido, spalla gomito, vedi, spalla gomito morbido, ragazzi, tu dovete curare il vostro assetto morbido, la gamba interna vicino e spalla in dentro, lo sguardo va sulla pista. Hai visto, Giacomo, come c'è poco spostamento? E quando si sposta perde direzione, quindi al passo cercare la spalla in dentro, bene i posteriori sulla pista, le spalle vengono all'interno, ok ragazzi, la mia gamba interna fa da perno e faccio questo e il cavallo va in spalla in dentro, comincio un'adduzione e il posteriore a cominciare a muovere le anche. Quando viene bene questo esercizio al passo, già la nuca e già la bocca diventa migliore del vostro cavallo. Le mani di là, la gamba sinistra lì, sposta le spalle verso di me, così, 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 gamba più redine esterna, non piegare troppo all'interno, le due mani insieme, spostalo, spostalo, ok. Allora, il ronverk, che viene dalla lingua francese, è sempre un lavoro di lateralità, la lateralità per, diciamo, lavorare sempre le anche e la nuca, la morbidezza del cavallo. Perché il ronverk? Perché facciamo una groppa in dentro, detta in gergo, no, da noi, la groppa in dentro, ma con la flessione all'interno, ok? Ogni giorno è una costruzione di un tassello col vostro cavallo. Ho chiesto esercizi fondamentalmente basilari, ma fatti bene, fatti con criterio, e soprattutto vuole che il cavallo salti nella maniera più naturale possibile. Ok, è un bel trotto di riscaldamento e tutto. Hai sentito che il cavallo fa molta fatica nel contatto, no? Fa fatica nel contatto perché ti balla. La motivazione qual è? Quando non c'è un contatto stabile, vuol dire che sei ancora fuori dal punto di decontrazione. Il punto di decontrazione vuol dire dove il cavallo trova più comfort nel poterti cominciare a dare una comunicazione, perché la schiena non è pronta, quindi lui trottando a quell'altezza non riesce a trovare un contatto. Cosa deve fare il cavaliere? Dargli la morbidezza e il comfort. Il punto di contrazione, per vederlo abbassato e per avere un punto di riferimento del cavaliere, è il muscolo che parte dalla nuca fino al garrese. Cioè, quando questo muscolo è tutto fuori, quello è il suo punto di contrazione. Parlavamo della tipologia dei cavalli. Il tuo è un cavallo freddo, lui è il cavallo più contento del mondo, cioè questo lasciami vivere, viviamo bene in pace. Invece tu dici no, ti voglio stuzzicare un po' avanti, indietro. È un cavallo che devi lavorare più sulle transizioni. Consiglio sempre nel lavoro di base di lavorare molto sulle articolazioni. Quindi per lavorare sulle articolazioni un buon esercizio per esempio è lavorare in piano, seduto morbido, e cominciare ad alternare 5 galoppi seduto, 5 galoppi sollevato. Cosa non deve cambiare? L'equilibrio, il galoppo, e la posizione del cavaliere. Tensione del cavaliere sarà valutare il proprio cavallo nella bascola e nel suo movimento, e il rapporto con la mano, tra mano e bocca, deve essere costante e soprattutto proporzionato al suo movimento. Quindi il galoppo seduto è insieme al cavallo, il galoppo sollevato è insieme al cavallo, ma nell'equilibrio. Non è che da seduto poi mi metto sollevato e i cavalli via scappano. Io dovrei galoppare seduto e sollevato anche a fare la prova col cavallo che rimane uguale. Sono io che gli chiedo di avanzare con la mia gamba o rientrare e aspettare con la mia mano, nel senso di chiedere, ma più che con la mano, con l'assetto. Ok, morbido Giacomo, morbido, piegalo alla gamba, no alla mano. Ok, siedi, siedi quando fa così, siedi e metti, guarda me, siedi, educazione, siedi. Il famoso peso, quando metti peso per lui è come per dire oh, ok, non rimanere in soggezione di lui, peso, peso sulla sella. A cavallo la pazienza, pazienza e ripetizione. Calmo, piazzamento a sinistra, galoppo. Però il galoppo, passo. Ok, sei stato bravo, nel senso che hai fatto la cosa che ti è venuta per me, diciamo naturalmente. Che hai fatto? Hai chiesto il galoppo andando fuori, girando. No, amico mio, galoppo trotto, nuca, galoppo dritto, quello è l'esercizio. Stefano ha portato il plusvalore, quest'oggi ha fatto un grande lavoro con i ragazzi, ha cominciato con le vere basi dell'equitazione, con delle cose che possono sembrare semplici, che dovrebbero essere la routine,
ma che poi abbiamo visto tanto routine non essere. Calma, senza non diventare rigido nella parte alta, morbido, continua per la tua strada, continua. Calmo. Morbido, calmo, guarda, già devi lavorare. Lavora, calmo. Ora nuca a destra, lavora. Calma. Avanti. Andiamo, non rimanere attaccato alla bocca, lasciala la bocca. Troppo. Calma, la gamba vicino, bravo, ora via in avanti, Sto un pochettino sorpreso perché i pensieri sono andati agli anni d'oro, no? Come possiamo chiamarli, quando ho fatto la mia carriera giovanile, ogni estate eravamo presi da questi raduni collegiali, poi ho vissuto due realtà che nello stesso momento, perché ho avuto la fortuna di partecipare sia ai campionati europei di salto sia ai campionati europei di completo nello stesso anno per 2 anni consecutivi, quindi ho vissuto dei momenti indelebili, bellissimi e questo insieme tra tutti noi ha sempre reso questo sport sempre più speciale, no? Sicuramente c'erano molte tensioni, un po' per comunque il palmarès di Stefano Brecciaroli, un po' per il personaggio che rappresenta in sé, e quindi eravamo un po', penso anche di parlare a nome delle mie compagne, un po' spaventate, tra virgolette, però entusiaste e positive, perché comunque la convinzione di base era che non ci avrebbe messo esercizi che non avremmo potuto fare in qualche modo. Sì, sono uscite magari qualche piccola difficoltà, però spiegate bene e poi superate. Vai, trotto, lavora, calma, mezza fermata, calma, via la mano, calma, gira, non troppo, continua, vedi? Come scappa dopo, è più piegato, avanti il prossimo, dai, continuare poi il circolo, finire al parlanti, Ok, calma, gira. Hai visto? Continua, gira, manca poco, il piego al costato, gira qua, devi girare qua, gira ancora, calma, lenta. Hai visto Elena come bisogna approfittare, Deve tre barriere le deve far calma, un po' fa questa cosa. Ok, trotto, ripeti Elena, gira qui però, girate davanti la telecamera. Facciamo un esercizio quando avete un problema del genere con un cavallo, c'è tensione, non va bene che non sa fare tre barriere a terra, nel senso che la prende come stress. Ora passo, una carezza e continui a camminare lavorando. Cammina, non aggredire, calma, gira, continua, trotto. La gara non capiva che cosa stavamo chiedendo, bisogna comunque non farlo di forza ma spenderci 2 minuti. Passo, certe volte è meglio passo, camminare, calma, trotto, continua, bisogna comunque continuare a cercare la comunicazione con i cavalli di quello che vogliamo. Calma, lasciala da sola, calma, brava, ok, passo, capito Elena? Ci devi spendere un po', non può non fare queste cose, È il modo in cui le facciamo le barriere, non solo le tre barriere, capito? Calma, lavora, via la mano, via, lenta, gira, lo vedi? Hai visto come subito? No, deve essere tutto facile, ripeti, morbido, gira, morbida, stai piegata all'inguine, morbida, piegata, via la mano, via, brava, eccolo, hai sentito? Appena è sceso, è la sensazione. Allora,
Difficoltà stamattina ne ho avuto un po' nella parte al trotto, dove c'erano le barriere da fare al trotto, perché ho una cavalla che si tende molto e su piccole cose un po' le si tappa la vena e va. E quindi saltavo tutte e tre le barriere insieme invece che passarci sopra in modo normale. Però dopo tipo 40 minuti da sola a girare intorno si è data una calmata e siamo riusciti a farle, quindi un po' mi ha aiutato a capire come tenerla tranquilla senza metterle la mano, senza farla stressare ancora di più, perché essendo appunto particolare una minima cosa le può cambiare in meglio o in peggio. Larissa, morbida, morbida, lasciate la bocca, mettete il peso e rimanete vicino al cavallo, calma, trotto, trotto e via la mano, e via la mano. Ok, passo, una carezza. Ancora più morbidi nella transizione, troppi contrasti. Il saltino è basso, dovete solo tenere regolarità. Ora aspettalo, 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 ora rientra col corpo, trotto, via la mano. Trotto, via la mano. Ora nuca a destra, galoppo destro. Ok, passo un attimo, passo. Margherita, perché hai inciampato? Perché gli sei caduta dietro. Non era finito l'esercizio, hai fatto un attimino questo per prepararti e hai interrotto il suo movimento. Lasciare finire l'esercizio, rimanere insieme sull'ultima barriera. Mi rilevo, metto il piazzamento, partenza. Capito? Lì. Morbida, no, morbida, calma. Voglio vedere l'assetto e poche azioni, non le devo vedere le azioni. Calma, calma. Galoppo destro, vai. Mantieni, mantieni. Ok. E la cosa che mi ha colpito tantissimo e che vorrei che tanti ragazzi capissero, che ha detto che ha fatto per un anno le 115. Stiamo parlando di una persona che ha fatto le Olimpiadi, quindi per me è un messaggio che deve passare. Secondo me abbiamo bisogno di una buona equitazione, di un'equitazione che sia più che altro di qualità, non troppo di quantità. Lavoriamo sia la conduzione che il cambio di galoppo, verticale, 5 galoppini verticale, preparare la nuca a destra senza chiudere, arrotondare, 5 galoppi verticale. Lavora, lavora a destra la flessione. Continua, passo e ripeti. Piano, trotto, vieni qua. Ok, sei partita bene? Per pensare, sentite tutti, per pensare nel cambio ti ci sei seduta in parabola. Il cavallo si è un po' offeso. Non è stato cattivo, quello è stato un po' offeso, come per dire perché mi hai fatto sta cosa. Prova invece ad aprire la redina interna, fare 5 e a chiederglielo nel movimento. Me lo fai una volta? Prova. Prova, invece che farlo così, faglielo nel movimento, apri e mantieni tu, stai nel movimento. Vieni, vieni, piegata all'inguine sul salto, ora vieni, ora calma, nuca a destra e stai avanti. Brava, così, però sempre con la mano molto, però il cavallo già, qua è stato un buon esempio di quello che dicevamo stamattina. Ora l'hai provato a fare nel movimento, il cavallo si è ricevuto bene e poi lì hai voluto aggiustare troppo con la mano, troppo, ancora più da cavaliere, più sensibile, te devi sforzare. Finalmente ho messo a fuoco quali sono i miei difetti durante un percorso e dai, sono felice di aver capito, insomma, che le mie azioni, nonostante io pensavo fossero giuste, in realtà non erano nell'equilibrio e nel movimento del cavallo, e quindi adesso so su cosa lavorare. Lavora, lavora, non tirare, ferma, ferma, lascialo lavorare, ferma, brava, ora in avanti, via, andiamo, vai Margherita, vai, 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 lascia la bocca, lascia la bocca. Calma, via la mano ora, via la mano. Bravissima, bene. Il risultato è sempre figlio di un buon lavoro. Certe volte, non sempre, il buon lavoro paga e fa arrivare all'obiettivo ricercato. Ma la passione, l'umiltà, la voglia, la ricerca e soprattutto, come già ho ripetuto, la passione vera ti fa credere che stai su
una buona strada e che stai facendo questa cosa perché ti piace veramente. Quindi le sconfitte ti devono servire sempre per ricostruire qualcosa di più e di migliore. Quindi ripartire sempre da una sconfitta per capire che cosa è mancato, e dove ci può essere stata magari una imperfezione, diciamo una non perfetta conduzione verso l'obiettivo. Ora passiamo alla seconda fase, dobbiamo erpicarci il campo perché comunque dobbiamo avere sempre, fa parte, è integrante del nostro lavoro avere sempre un campo in ordine e nel rispetto dei nostri cavalli. Diamo una bella sistemata al campo. Ha riunito tutti e 10 ragazzi, gli ha detto ok, però bisogna sapere che non è che avendo finito la parte sportiva è finito il proprio lavoro. Anche lì ha voluto creare binomio col trattore perché ha fatto provare ragazzi e ragazze a passare il campo. Ci avete domande? Qual è la differenza tra passare il campo a casa e magari un campo gara, magari non so se è più veloce, se c'è un altro sì, sistema? Sì, allora la differenza, dobbiamo pensare che il campo in maniera corretta di solito si passa sempre in maniera circolare, no? Sempre in maniera circolare, quindi soprattutto se avete la possibilità domani di avere un campo a casa, cercare sempre di renderlo molto omogeneo, sempre girando, mai in linea retta. E per quanto riguarda la gara invece i tempi sono molto ristretti, per questo certe volte vedete che il campo viene passato sinistra, destra in maniera più rapida, proprio per consentire all'organizzazione di effettuare le categorie nei tempi giusti. E quello che consiglio a casa è sempre di alternare perché diventa più uniforme ed è consigliabile nei bordi del campo una volta ogni 15 giorni, 20 giorni dedicarsi un pochettino alla rimessa interna della sabbia, perché molte volte nei campi a casa la sabbia viene mandata all'esterno sia dai cavalli che dal passare, quindi per renderlo bello omogeneo una volta ogni 15 giorni perdere un pochino più di tempo per recuperare la sabbia dai bordi esterni. Freno questo? Sì, ma si frena subito da solo. Dai l'acceleratore e vai. A sta velocità ci vorrebbe un giorno e mezzo, non logicamente. Per la prossima settimana andiamo a mettere il percorso. Torno qua, vedrò nella... Tranquilla, ci abbiamo tempo, vai con calma. Sì, era la mia prima volta. La macchina la porto, quindi... Insomma, mi metteva un po' a disagio la parte dietro, che dico adesso butto giù tutto. Infatti me la sono presa molto alla larga, però andava bene. Eccoci qua ragazzi, oggi abbiamo affrontato il primo lavoro, abbiamo approfondito dei concetti di base, ma secondo me fondamentali e importanti per, diciamo, per un bagaglio culturale vostro, che voglio fare una cosa un po' diversa con voi per sviluppare un pochettino un concetto che ne abbiamo parlato oggi, cioè la qualità del galoppo e l'insieme con il nostro cavallo. Ok, quindi troveremo, non dico vecchio stampo, però dei salti un pochettino più lontani, dove voglio prediligere il vostro feeling col cavallo e la qualità del galoppo da mettere. Ci costruiremo insieme un percorso molto lineare, molto giusto, con a metà forse una spezzata un filino più tecnica per costringervi un po' a tenere la posizione, un po' a lavorare il vostro cavallo in questa spezzata, ma in linea di massima nel rispetto di montare nel movimento, ok? Nella qualità del galoppo, nella lavorare molto nella conduzione, nel feeling, ok? Qua è qua, scusa. Ok, qua viene un bel numero uno. Chi è che prende la fettuccia, ragazzi? Dove sta? Parita. Ok, poi dopo la sistemiamo quella, Oxer verticale.
Qualcuno libero viene di qua, invece che andiamo a mettere il 2. Faticoso. Ci siamo incollati i bilieri, però no, bello, cioè nel senso, a me piace fare queste cose, montare i percorsi, spostare i salti. Ok, ci siamo preparati il nostro percorso e domani vediamo un po' come viene. Come ti ho detto, è un tracciato molto facile, ma nello stesso tempo, diciamo, bisogna andare a ricercare quello che abbiamo sviluppato oggi. Quindi troviamo, domani si parte, un bel galoppo intorno in mezzo alla gabbia a mano sinistra, ok? Affrontiamo il numero 1, questo qui Parlanti, subito con un buon galoppo. C'è subito una spezzata semplice da fare fluida nei 7 galoppi, ok? 7 galoppi regolari, quindi non troverete spezzate troppo corte, solo un po' alla fine per mantenere un pochettino il controllo. Cercando un pochettino la stessa situazione di oggi, sempre un po' di equilibrio alla fine per lasciar saltare i cavalli da soli, non arrivare con troppa mano, ok? Quindi numero 2 facile, subito attenti, ho lasciato poco spazio per rimettere galoppo. E poi il numero 3 invece è una buona distanza, quindi alla fine, come abbiamo lavorato oggi, bisogna impostare l'equilibrio bene per poi riuscire dalla curva e progressivamente ritrovare un bel galoppo in avanti per cercare un bel salto sul 3. Dopo quello non fate che i cavalli chiudono sulla spalla, ma costruire bene a venire avanti. Domani dobbiamo cercare una buona equitazione di qualità lasciando saltare i cavalli, quindi dopo che abbiamo lasciato 1, 2, 3, 4, i cavalli avranno preso una bella galoppata, bisogna rimettere ordine, sedere il cavallo bene, leggero, saltare la tavola e lavorare i 6 galoppi regolari per la gabbia. Presentarsi bene dritti alla combinazione, no? Quella e la linea interna. Voglio vedere ancora una bella galoppata, rimettere un bel galoppo, domani ci deve essere un bel galoppo di qualità e il controllo, eh? Lavoriamo su tutte e due le cose. I cavalli si riceveranno qua, eh? Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, ok? Se siamo 4 galoppi regolari col cavallo composto, callo arriva qua, callo che si lancia arriva qua, ok? Tutte queste curve voglio vederli lavorare i cavalli con le flessioni come abbiamo fatto oggi, è un percorso di training, non un percorso da gara che uno, capito? Bisogna prepararlo e nell'orecchio sentire un po' il galoppo, il feeling, l'insieme. Dubbi? Conterà. È dispersivo, dovete mantenere, è lungo, nel senso c'è parecchi metri e tenere il galoppo di qualità su tutto il tracciato non è così semplice come non è buttato uno a destra, uno a sinistra. C'è un perché, bisogna disegnarlo. 1, 2 la regolarità, molto avanti per la Croce di Sant'Andrea. Arrotondare bene mantenendo galoppo per non arrivare alla fine tirando sul numero 4, la qualità del galoppo in avanti e costruire tutta questa linea da quella curva. Uno dovrebbe uscire dalla curva, non tocca più la bocca. Gli ha detto quali sarebbero stati gli ostacoli e come voleva posizionarli per la giornata di domani. Sono stati spostati gli esercizi di oggi, ha creato un vero e proprio percorso di 11 ostacoli insieme ai ragazzi, posizionando le barriere. Dopo averli montati tutti e 11, li ha presi, li ha riuniti di nuovo, ha fatto una ricognizione come se fosse ovviamente il loro tecnico, gli ha spiegato quello che già dovranno affrontare domani e poi vedremo nell'atto pratico come andrà.
stai vivendo? Bene, bene. Bene. Un sacco, sì. Vabbè, tu sai che sei stata la riserva fino al fino al giorno precedente. Sì, sì. Ma ti sarebbe piaciuto venire con la squadra delle ragazze all'inizio, come l'hai vissuta? No, sono sincera, bene fin da subito. Perché comunque, vabbè, alcuni dei ragazzi, vabbè, io conoscevo sia alcuni delle ragazze che dei ragazzi. E però fin da subito mi sono trovata bene con loro. Il quinto maschio, quindi. Esatto, sì. No, beh, vedo che c'è. No, ma poi cioè, io sono tranquilla, vado d'accordo con tutti, non c'ho questi problemi, quindi no. Allora, oggi ho deciso di cambiare gruppo e di far parte del gruppo Equiline perché non li sopporto più. Allora, Michelangelo e Alessandro mi riempiono di scherzi, prima mi hanno fatto i gavettoni. Poi Lorenzo aveva promesso di farmi le trecce alla cavalla e non l'ha fatte. E poi c'è Giacomo, che invece è sempre scontroso e risponde male. Allora, anche la cosa di togliere i telefoni, a parte ok che è un programma e quindi non ce li dobbiamo avere, però anche per noi, cioè almeno vi parlo per me, è meglio, perché te la vivi a pieno. Perché se avessimo avuto i telefoni sicuramente saremmo stati distratti a mandare messaggio, le cose, la foto. Invece fammi così, sapere come va, esatto. Oddio, poi invece così, scusa. Tu non devi rendere conto a nessuno di quello che fai e te la vivi proprio a pieno.